Questo video è sponsorizzato da Eneba, sito di chi attraverso il quale potrete acquistare videogiochi a prezzi particolarmente vantaggiosi. In un mercato dove ogni singola settimana escono titoli su titoli in rapida successione, perché non comprare i propri giochi preferiti con qualche bello sconto? Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, un altro trailer reaction e analisi. La Gamescom non è ancora iniziata e già gli studi team ne stanno tirando fuori aiosa di trailer, quindi di contenuti di cui parlare ce ne sono parecchi. E oggi ce n'è uno in particolare che mi interessava tantissimo vedere insieme a voi, ovvero Crimson Desert. Crimson Desert per chi non dovesse conoscerlo, è un prodotto estremamente particolare. Perché? Perché sviluppato da Per l'Abyss, gli stessi comunque di Crimson Desert Online, il mega MMORPG cazzi e mazzi, il team ha annunciato nel 2019 questo Crimson Desert. Tutti si aspettavano che fosse un MMO e poi il team ha detto no, Crimson Desert è un'esperienza single player e sarà la più bella e incredibile esperienza single player che abbiate mai visto. Sono usciti dei trailer e dai trailer sembrava veramente il gioco della vita, talmente pieno di roba che sembrava difficile credere che potesse esistere una roba del genere. Sembrava nel concetto di Day Before, è troppo bello per essere vero. E magari lo è ancora. Nel 2019 venne annunciato, siamo al 2024, ancora stiamo aspettando. Sicuramente nel 2024 non lo vediamo uscire, magari 2025, chi lo sa. Fatto sta che è uscito un nuovo trailer, in realtà un nuovo gameplay di circa 7 minuti, che dovrebbe mostrare la battaglia contro un boss. E sono estremamente curioso di vedere, anche soltanto se c'è stato qualche downgrade, perché io vi consiglio di andarvi a recuperare il trailer di alcuni anni fa, perché era una roba incredibile, poi anni fa ancora peggio. Magari oggi è più realistico, secondo me no, però chissà. Fatto sta, trailer. E quindi ragazzi, senza indugio alcuno, 3, 2, 1, via. Per l'Abyss. Crimson Desert, dai. Tra l'altro avevano annunciato che alla Gamescom sarà probabile, perciò aspettiamoci comunque i provati delle varie testate giornalistiche. Sarà molto interessante vedere cosa ci diranno. Comunque graficamente sembra molto bello. Forse c'è stato un downgrade rispetto ai primissimi trailer, però vedo comunque un lavoro di non poco conto. Ci piace che ha dato la coltellata e il sangue è schizzato come se manco stesse spremendo una busta di yogurt, di ketchup. Madonna santa, ma che è? È un match della WWE, altro che. You got any idea what you're doing? Spirit will punish us all. Non so se a voi ha dato la stessa sensazione il combat system visto in questo primo scontro. Mi ha fatto tornare alla mente un pochettino una versione più velocizzata e frenetica di Dragon's Dogma 2. Non serviva quella scivolata. Bello pure con la neve, che dove cammina lascia la scia. E questo è il boss, infatti. L'effettistica sembra di altissimo livello. Ci sono una valanga di particellari. Non capisco la telecamera, perché sembra che la telecamera non segua l'avversario. Mi sembra strano.
è una scelta. Comunque non sembra un gioco alla Souls in termini di difficoltà. Sembra molto abbordabile. Un action RPG single player. È proprio Dragon's Dogma 2 però, eh? Più veloce, ma è quello? È letteralmente quello? Tra l'altro vedo quel simbolo che credo che sia la stamina. La stamina l'hanno fatta così, attorno, accanto al protagonista. Ci sono anche gli stati di alterazione. C'è il ragdoll del protagonista che quando viene spalzato via vola via letteralmente. Morto, cioè, ce lo siamo giocato sulla parete. Sì, sì. 70.000 costole rotte almeno. Ah, seconda fase. C'è pure l'arco, c'è pure il rallenti, tra l'altro che lancia le frecce esplosive. Sembra molto frenetico, anche abbastanza dinamico. Tra l'altro c'è la schivata perfetta. Quella parte in cui se schivi al momento giusto e si illumina il protagonista. Terza fase? Terza fase. Allora, qui. Non onestamente non saprei più neanche dire se c'è. Menu. Ok. Si è visto anche una piccola parte di equipaggiamento e quant'altro. Tra l'altro riprende molto Black Desert. Allora, sono un po' in... slittano abbastanza i due personaggi. Sia il boss che il protagonista tendono a slittare tanto se si attaccano da troppo lontano. Oppure la ruota delle armi, magari degli oggetti. Sembra solido, sembra generalmente molto solido. Allora, ci sono dei problemi di animazioni, nel senso che si vedeva lui che si aggrappava al mostro nella cutscene, però in realtà si aggrappava a nulla. Quindi evidentemente ancora del lavoro da fare di ripulitura c'è. E lo vedi anche nella nebbia in lontananza, nell'effettistica della neve che si compenetrava male con alcune rocce. Bello. Devo dire che mi ha lasciato delle ottime vibes. Sembra veramente ben fatto, per quanto io finché non lo tocco con mano fatico a crederci. Perché di nuovo, il primo trailer, quello che ci ha fatto a tutti rizzare il birillo, sembrava veramente troppo bello per essere vero. Avevamo visto un gioco che mescolava insieme 27 generi, che ti permetteva di avere 50.000 miliardi di possibilità. E magari ci riescono, e se ci riescono sono solo che felice, però
E sicuramente questo trailer gameplay mi ha riacceso il birillo, mi ha drizzato il birillino, indubbiamente, però, sarà tutto oro quel che luccica. La domanda probabilmente è quella, sarà tutto oro quel che luccica, anche perché Black Desert Online, per carità, era un MMO e quindi si portava dietro dei limiti strutturali che non potevano essere superati per motivi ovvi. Però passare da Black Desert Online a questo è un bel salto nel buio, è un bel rischio anche per il team. Gli auguro tutto il bene, la verità è che gli auguro tutto il bene, anche perché se esce un bel gioco io sono solo che felice. Sicuramente hanno mostrato un bel trailer, hanno presentato un bel trailer di combattimento e soprattutto hanno fatto capire che è un trailer vero, perché alcune problematiche che si sono viste a livello grafico, se era finto, non se le permettevano. Essendo un gameplay a tutti gli effetti, allora vedi il personaggio che quando fa l'animazione è spostato un po' troppo di lato, vedi il nemico che se ti sta troppo lontano slitta in avanti per colpirti meglio. C'è sostanza, ragazzi, c'è sostanza. Perciò incrociamo le dita e vediamo nei prossimi giorni se magari usciranno anche ulteriori trailer o sicuramente dei provati, perché alla Gamescom lo si può provare. Io non so voi, ma sono molto curioso. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione e spero che anche voi siate rimasti intrigati. Ditemi la vostra, ditemi se avete visto il vecchio trailer e se pensate che potesse essere un vero gioco, perché io continuo a dire che il primo trailer che avevano mostrato di gameplay, con tutte quelle scene, lui che salta dalla montagna, abbandonando il cavallo che vola di sotto e si trasformava nel fumo nero di Lost e poteva andarsene in giro volando, mi sembrava un po' troppino. Però magari, oh, magari è così? Ci spero. Fatemi sapere la vostra sul gioco, io vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo ad un prossimo video.